Io stamattina sto girando ma non trovo anima viva perché non so dove andare oggi. Il viaggio di Francesca oggi inizia. Boh, vediamo se trovo qualcuno. Ah, ecco, salve! Buongiorno! Buongiorno! Come sta? Tutto bene? È buono? È abbastanza buono, ho detto. Senta, io oggi che posso andare a visitare? Sempre qui, diciamo, nei paraggi. Insomma, in Calabria, non mi mandi troppo lontano. Cutro? Cutro, ha detto. Però non so. La direzione, me la può dire la direzione? Me la può dire? Insomma, vediamo. Accompagna? Andiamo? E siamo a Cutro, questa città è detta anche città degli scacchi o città dei pani e degli scacchi. Ci sta aspettando il vice sindaco Anna Battaglia, qui sotto proprio la statua di Gio Leonardo di Bona, che è un personaggio molto importante di questa città. Andiamo a capire il perché. Buongiorno Anna, come va? Buongiorno Francesca e benvenuti a tutti i telespettatori. Caldo qui aspettarci sotto il sole, No, ma è vero? stato un piacere perché alla fine ci troviamo qui a Cutro in piazza Gio Leonardo di Bona, meglio noto come il Puttino. Ecco, ha una storia interessante, Cutro. A me è divertito molto leggerla e quindi la raccontiamo ai nostri telespettatori. Sentiamo. Molto volentieri. Allora, noi siamo nella piazza che è stata dedicata a questo nostro illustre concittadino perché Gio Leonardo di Bona è stato il campione di scacchi nel 1575 alla corte del re di Spagna, di re Filippo II. Il nostro concittadino ha sfidato Monsignor Ruy López, il vescovo della città di Segura, che era l'allora campione mondiale di scacchi. E il nostro concittadino ha avuto il coraggio di sfidarlo e dopo ben 5 partite è riuscito a portare un bel bottino a casa perché ha vinto, è diventato il campione internazionale di scacchi più giovane. Senti Anna, però un'altra cosa molto interessante che fece Re Filippo II fu quella di concedere un'esenzione a tutti i cittadini di Cutro. Sì, e Quale? questa è la cosa che ha colpito perché quando Gio Leonardo di Bona ricevette il premio in denaro non si è dimenticato dei suoi concittadini e chiese essenzialmente due cose a Re Filippo II di Spagna. Innanzitutto che Cutro venisse insignita del titolo di città Città. e così fu. E chiese anche l'esenzione del pagamento delle tasse, si dice per circa un ventennio. Quindi Avete giustamente capito? la popolazione di Cutro Che bel momento ha vissuto. ha ringraziato, ma soprattutto noi continuiamo a celebrarlo perché è dagli anni 90 che è stata fatta questa scacchiera pavimentale in marmo e l'obelisco che è proprio alle tue spalle, cara Francesca. E ogni anno, il 12 agosto, viene fatta una rievocazione storica di questa celebre partita a scacchi e noi lo continuiamo a celebrare. Questa celebre partita fu anche immortalata da un grandissimo pittore che è Luigi Mussini e il quadro originale è di proprietà del Monte dei Paschi di Siena. Ma lo possiamo vedere insieme? Allora, noi abbiamo una copia nella casa comunale, ma in tante Vabbè, ci case di accontentiamo di quella Ma in tante intanto, dai, case, va in tante bene. case di Cutro c'è, perché ripeto, ogni anno il 12 agosto è una festa che viene dedicata proprio per celebrare il Puttino. Direi proprio il vostro eroe, Ma non è diciamo, l'unico momento no? celebrativo perché ogni anno nel mese di aprile noi facciamo anche un torneo internazionale di scacchi molto partecipato. Anche quest'anno abbiamo avuto la presenza di 18 campioni che venivano da ben 13 nazioni diverse, quindi continua questa tradizione Ha più vinto un vostro concittadino?
E attualmente no, ci sono un sacco di stranieri, di russi, di polacchi. Quest'anno abbiamo avuto anche un polacco non vedente che ha potuto partecipare perché abbiamo acquistato una scacchiera apposta per lui, quindi per dargli la possibilità di giocare. Inoltre non è stato l'unico ospite speciale che abbiamo avuto, perché quest'anno abbiamo fatto anche un torneo open per i ragazzi del Regional Hub di Sant'Anna. Quindi Cutro è stata ancora una volta, grazie alla cultura degli scacchi, anche un vero e proprio centro di accoglienza. Anna, poi io da Piazza di Bona sono stata attratta dalla facciata di questa magnifica chiesa, che presumo risalga al 1500 circa, no? E mi puoi dare una descrizione un po' più completa, diciamo? Sì, qui in Piazza Gionardo di Bona noi troviamo la chiesa della Santissima Annunziata. Come dicevi tu, la chiesa è stata costruita intorno al 1500, però purtroppo il terremoto dell'8 marzo 1832 l'ha completamente distrutta. Ma fortunatamente circa un decennio dopo, Monsignor Del Gallo si è dato da fare per attivarsi e ricostruirla. Purtroppo però Monsignor Del Gallo non ha avuto la possibilità di vederla completata, ma il suo successore ha fatto terminare i lavori e quindi è stata restituita questa meravigliosa chiesa alla città, che prima che fosse distrutta dal terremoto nel 1732, grazie ad un abate cutrese, l'abate Fabio di Bona, e soprattutto grazie alla sua solerzia, divenne insigne collegiata. Era infatti dotata di circa 20 canonici e questo ha fatto crescere il prestigio di questa chiesa, che è diventata la chiesa più importante di Cutro. La chiesa ovviamente nei primi anni 90 è stata anche ristrutturata, infatti vedi che ha tendenzialmente una facciata neoclassica e presenta, come puoi vedere, tre porte. Poi se vuoi possiamo anche visitarla all'interno, così sì. ti faccio vedere quanto è bello. Possiamo fare quello che per noi è il percorso delle cinque chiese. Molto volentieri, grazie Anna, andiamo. Non c'è una via che non finisce, ma c'è vo pede per cammina. Eccoci qui, Anna. Siamo infatti all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, che si trova appunto in piazza Gioleonardo di Bona. Come potete vedere, questa chiesa è una chiesa neoclassica perché, come dicevo prima, è stata ricostruita a causa del terremoto che l'ha colpita e distrutta l'8 marzo, il giorno della festa della donna, del 1832. Come potete ben vedere, la chiesa si presenta con tre navate di cui quella centrale in cui ci troviamo adesso è quella più ampia e che ci porta verso il presbiterio dove si trova l'altare, ma soprattutto possiamo ammirare un bellissimo crocifisso che è sui generis a quello di Giotto. Sono inoltre presenti diverse nicchie dove sono custodite le statue di diversi santi. Possiamo notare infatti che c'è la statua di San Giuliano, che è il santo patrono di Cutro. Abbiamo la statua della Santissima Annunziata, la statua di Santa Rita e c'è anche il Sacro Cuore di Gesù. Quindi questa è la chiesa che si trova nella piazza cittadina. E qui Francesca continua il nostro percorso delle cinque chiese. Qui siamo in piazza Maestre del Lavoro, che prima si chiamava Largo Pietà, proprio dedicato alla chiesetta della Pietà. Siamo infatti per entrare in questa chiesa che era sotto il patronato della famiglia De Maida. Puoi vedere, Francesca, questa è una chiesa piccolina che conserva il pavimento tutto in maioli, che è originale, ed era la chiesa che stava sotto il patronato della famiglia nobile De Maida, una famiglia originaria di Taverna. Qui possiamo notare che sull'altare c'è un quadro di Santa Maria della Pietà.
E ovviamente anche questa chiesa fu costruita intorno al 1730, però questo terremoto del 1832 aveva anche essa distrutta, quindi anche questa poi è stata rifatta. Un'altra cosa bella che noi possiamo notare qui dentro è la statua della Madonna Addolorata, ma un'altra peculiarità è la possiamo trovare lì al lato ed è quella che appare come un'acqua santiera, ma che in realtà è un vero e proprio fonte battesimale, appunto offerto dalla famiglia De Maida. Solitamente questa chiesa attualmente è chiusa e viene aperta soprattutto nel periodo pasquale, soprattutto durante i sepolcri, quindi durante i riti della Settimana Santa, e ci sono molti fedeli che vengono qui a pregare, anzi qualcuno di loro lo trovi anche qui oggi. Sì, infatti, vista l'apertura eccezionale. Ho visto, quindi non sono tutti diciamo devoti al crocifisso, ma qualcuno anche alla Madonna Addolorata. Magari qualcuno ha anche questa preferenza, viene a pregare qui. Sì, quando è possibile. Se si può parlare di preferenze, insomma, diciamo. Assolutamente, insomma, la fede è ampia e si sa, insomma. No, volevo chiedere, magari posso chiedere a uno di questi signori, uno di questi fedeli, permesso. La signora, scusi, posso sapere? Maria. Maria, ma lei viene spesso qui a pregare? Quando è aperta, sì. E anche quando... Come mai è devota alla Madonna Addolorata? Perché io ho avuto due miracoli, due grandi miracoli. Certamente i miracoli li fa Dio, però per intercessione della Madonna della Pietà mia sorella è guarita da un tumore e mia nuora aspetta un bambino. Mamma, che bello, davvero. Tutto, sì, il risultato... Proprio ora perché la vedo fresca di commozione. Proprio, abbiamo fatto il Venerdì Santo, i sepolcri, il sabato mattina mi hanno fatto gli esami, sabato santo, e grazie a Dio. Sono tanto felice per lei, tanti auguri allora, davvero, tantissimi. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Anna, che dire, che bella cosa i miracoli, eh? Beh, sicuramente, poi Cutro ha una popolazione molto, molto devota. Però si parlava anche di un grande miracolo avvenuto appunto, avvenuto qui proprio a Cutro, quando il periodo in cui non pioveva e quindi c'era molta aridità del terreno, quindi la gente non riusciva. Nel 1861 è il motivo per cui è molto venerato il Santissimo Crocifisso, che, come ti dicevo prima, in realtà non è il patrono di Cutro, perché il patrono di Cutro è San Giuliano, ma viene venerato come tale. Se vuoi, continuando il nostro percorso, ti racconto la storia proprio ai piedi della statua del Santissimo Crocifisso. Assolutamente, sono curiosissima. Andiamo. Qui siamo nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, Vergine e Martire. Si pensa che questa chiesa sia stata costruita intorno al 1400 in virtù del fatto che sul lato destro della chiesa noi possiamo ammirare delle arcate ogivali che sono tipiche quattrocentesche. Questa chiesa è stata dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, Vergine e Martire, che nel 305 d.C. dopo aver praticato il culto nella fede di Dio, aver chiesto all'imperatore di convertirsi, fu decapitata. E la leggenda narra che gli angeli portarono il corpo della Vergine sul monte Sinai, e successivamente Giustiniano fece costruire lì la sua chiesa. Questa chiesa è stata per circa un quarantennio, diciamo, abbandonata a se stessa, ma fortunatamente nei primi anni 2000 è stata accuratamente restaurata e quindi finalmente è stata restituita alla comunità, che la può ammirare in tutta la sua bellezza. E un particolare molto, molto importante noi lo troviamo soprattutto nel portale in pietra. Nel portale in pietra è proprio descritto il martirio che ha dovuto subire Santa Caterina d'Alessandria, quindi si può definire un vero e proprio manifesto storico e teologico.
E anche qui possiamo notare che ci sono diverse statue, come ad esempio la Madonna del Rosario oppure Sant'Anna, e anche nell'altro altare è presente un'altra statua che è quella dell'Immacolata Concezione. Anche lì c'è un altare molto, molto bello. E nel corso del tempo, ovviamente, a causa dei vari terremoti, anche qui questa chiesa ha subito dei vari colpi, però siamo riusciti a preservare alcune cose, come ad esempio il pavimento originale, le bellissime maioliche che lì troviamo recintate, che possiamo ancora fortunatamente ammirare. Questa chiesa è la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, ma è meglio nota come chiesa delle Monachelle, perché alla chiesa è annesso l'ex convento delle suore di clausura, le Clarisse di Santa Chiara. Infatti oggi è adibito a casa comunale, lì ci sono gli uffici nei quali noi ci rechiamo quotidianamente a lavorare. Ma soprattutto grazie alla generosità di Gio Leonardo Quercia, un sacerdote che lasciò circa 8.000 ducati e diversi terreni, esprimendo il desiderio di costruire un monastero per le suore. E così fu fatto. Tendenzialmente c'erano inizialmente 13 monachelle, le monache di clausura di Santa Chiara. Successivamente ne arrivarono 20, però poi dopo circa un secolo e mezzo il monastero venne soppresso e i locali vennero utilizzati prima come scuola e poi come casa comunale, cosa che continuiamo a fare noi oggi. Anzi, è proprio un desiderio del sindaco e di tutta l'amministrazione quella di intitolare il palazzo comunale a Santa Chiara, perché era appunto il convento delle suore Clarisse di Santa Chiara. Eccoci Anna, ne abbiamo parlato nel corso della nostra puntata ed eccolo qui davanti a noi in tutta la sua bellezza, il Santissimo Crocifisso di Cutro. Sì, siamo nella chiesa del Santissimo Crocifisso annessa al convento dei frati minori e qui possiamo ammirare proprio l'opera lignea di Frate Umile da Petralia Soprana, Francesco Pintorno, un monaco che ha scolpito ben 33 crocifissi in soli 38 anni di vita. Era un monaco siciliano, veniva appunto da Petralia Soprana e si pensa che questo sia il suo ultimo crocifisso scolpito, il 33esimo. Noi cutresi siamo molto devoti a questa statua, della quale, come dicevi tu, possiamo finalmente ammirare la sua bellezza. È una statua che è databile intorno al 1638 e presenta diverse caratteristiche. La prima che mi viene da menzionare sono le tipiche tre espressioni che questa statua lignea ha. Se noi lo ammiriamo dal lato sinistro possiamo ammirare il Cristo agonizzante, mentre invece se noi lo ammiriamo dal lato destro notiamo che il Cristo è già morto. Invece se lo guardiamo nella parte centrale notiamo che il Cristo ci sorride. E un'altra delle peculiarità che ha questa nostra amatissima statua è rappresentata dalla lacrima che scende dal naso, perché solitamente Frate Umile utilizzava delle perle per fare gli occhi dei crocifissi, mentre invece il nostro crocifisso ha gli occhi chiusi e ha questa perla attaccata alla punta del naso che sembra una lacrima che scende dall'occhio sinistro. Inoltre il Santissimo Crocifisso è a grandezza naturale e il frate, quando lo ha scolpito, ha utilizzato diverse tecniche sia spagnole che barocche, come ad esempio ha fatto per fare in rilievo i coaguli di sangue che poi sono stati dipinti con la cera lacca in rosso. Mi fallo gioco te, mi fallo gioco te, mi fallo gioco te, la palombella.
Oh Anna, ma oltre al capoluogo, Cutro ha anche due frazioni, sono San Leonardo e Seccato di Cutro, che si trovano sul mare. Quindi tu mi hai portato in questo momento su questa bellissima costa, alla quale, che percorre 7 chilometri proprio di spiaggia, dove ci sono strutture ricettive, dove ci sono tante cose. Ma c'è qualcuno che ci accompagnerà in questo piccolo percorso che ci aspetta qui? Chi è? Sì, è l'ufficiale di governo Domenico Lanatà, qui siamo a San Leonardo di Cutro e vi abbiamo portato in quello che è il Bella Vista. Qui infatti possiamo ammirare tutti e 7 i chilometri di costa che vanno dalla punta di Le Castella fino al Golfo di Squillace. Immagino che sia lui perché è l'unica persona che c'è qui in questo momento. Salve, buongiorno. Salve. C'è un po' di vento oggi. Sì, avete beccato male. Abbiamo beccato male, no, a me piace tantissimo il vento, si figuri. Allora ci fa vedere questo pezzetto di costa meravigliosa, che panorama stupendo. Questo mi ha detto appunto Anna, il Bella Vista, è proprio bellissimo qui. Sì, qua possiamo ammirare non solo i 7 chilometri di costa di Cutro, ma quando le condizioni ambientali lo permettono si riesce a vedere dalle punte delle Castella fino al Golfo di Squillace, soprattutto fino a Pietra Grande. Questa bella vista nell'antichità non era una chiesa, adesso si vede una chiesa. Era una torre d'avvistamento che faceva parte praticamente di Le Castella, dove c'è il Castello Aragonese, ed era e serviva a difendere, ad avvistare le navi che volevano rubare praticamente il grano, perché siccome la costa è abbastanza navigabile, le navi tendevano a navigare, diciamo, vicino alla costa. Questa zona infatti era uno dei granai più importanti della zona. D'Italia, sì. Nelle antiche, infatti, giusto questa frazione, San Leonardo, che faceva parte delle terre del Tacina, era ambita dalle varie abbazie dell'epoca, l'abbazia di Catanzaro, per la questione della coltivazione del grano, perché siccome nei terreni all'epoca non c'era ancora l'irrigazione, veniva utilizzato soprattutto per il grano. Mi fai vedere invece questa chiesetta che c'è qui, che è stata evidentemente appunto ristrutturata, come mi hai detto tu, da un cittadino di... Sì, l'ha ristrutturata per voto, diciamo, a San Leonardo Abate. La chiesa è stata poi costruita. Voi avete anche un po' sistemato? Diciamo, sì, sì. Che... L'anno scorso abbiamo rivalutato il piazzale perché. È molto bello, ovviamente. Avete fatto un bel lavoro. Grazie. Oi lì, oi là, se mi va bene, basta allumare per via cercare. Basta allumare per via cercare. Venimi a cercare per mare e per terra. Dove la gente non passano mai. La gente non passano mai. Allora Anna, dicevamo che Cutro vive tantissimo di agricoltura. Infatti non a caso appunto viene chiamata sì la città degli scacchi, ma anche la città dei pani e degli scacchi. Qui dove siamo? Dove mi hai portato ora? Allora qui siamo nella frazione di San Leonardo di Cutro e ti ho portato nel Museo della Cultura Contadina. È vero quello che dici, perché Cutro è famosissima per il suo pane che da qualche anno si fregia del marchio Deco, la denominazione di origine comunale. Quindi i panificatori che hanno ottenuto il marchio Deco si devono attenere ad un rigido disciplinare che impone delle regole, come ad esempio che il pane sia fatto con l'80% di grano duro, il 20% di grano tenero, che l'acqua sia ad una certa temperatura. Quindi da questo punto di vista noi questo pane, diciamo che lo celebriamo anche ogni anno, tendenzialmente l'11 agosto, giorno in cui c'è la festa, la sagra del pane e di tutti i prodotti tipici calabresi. Ovviamente il prodotto principe è il nostro pane. Chiaramente. E questa è una delle sale di questo Museo della Cultura Contadina. Questa sala è intitolata ai mestieri e arti... No, com'era? La terra e il lavoro. Ma Mimmo adesso mi spiegherà meglio
di cosa si tratta? Beh, qui vediamo una serie di aratri, appunto, quindi capiamo che sono gli attrezzi per lavorare la terra. Sì, questa... stiamo parlando proprio del grano, no? Sì, questa parte del museo è praticamente dedicata alla terra e al lavoro, diciamo, quelle sono quasi tutti aratri che dopo la riforma agraria, insomma, l'ex Oprasila dava alle famiglie, li dava con la casa, gli dava gli animali, gli dava, insomma, li ha trasportati dalle baracche diciamo, ad avere una casa, un tetto sulla testa. Esatto, e questa stanza fa vedere proprio sia il lavoro, il duro lavoro che doveva fare l'essere umano, che l'animale che trainava questi aratri. Il museo si divide anche in altre stanze, c'è la stanza del vino, della sua trasformazione, la stanza delle arti e mestieri, e la stanza della vita quotidiana, cioè abbiamo raffigurato la casa per chi ce l'aveva di un contadino. Ecco, questo museo è stato fatto gratuitamente da un'associazione, l'associazione Radici, che praticamente ha preso una scatola vuota e l'ha riempita di contenuti. Allora Anna, ti faccio fare un saluto ai nostri telespettatori, è stata una bellissima giornata, grazie davvero di aver portato a conoscenza tante bellissime cose, chiese, tradizioni, cultura, religione della vostra splendida città Cutro. Lasciaci con un saluto. Beh, il mio auspicio è che siamo riusciti a incuriosire tutti i tanti telespettatori di Video Calabria, quindi noi vi aspettiamo, soprattutto con gli appuntamenti estivi, perché ricordo a tutti che l'11 agosto a Cutro ci sarà la Sagra del Pane e dei Prodotti Tipici, ma soprattutto il momento culturale più bello per la città di Cutro rimane quello del 12 agosto, in cui ci sarà la rievocazione storica della partita a scacchi viventi tra Monsignor Rui Lopez, il vescovo della città di Segura, e il nostro puttino Giorgio Leonardo Di Bona. Ci saranno circa 150 figuranti, quindi noi vi aspettiamo il 12 agosto a Cutro. Mimmo, allora un saluto ai nostri telespettatori da San Leonardo. Esatto, io vi saluto e vi invito a venire a visitare San Leonardo per il suo mare, la sua costa, e anche per gustare un po' di prodotti tipici di San Leonardo, il pane, e vedere il museo, la bella vista, il museo della cultura contadina, e vi aspettiamo e incontrare te, che sei simpaticissimo. Okay, grazie. Grazie mille, grazie a tutti, ciao, alla prossima puntata, ciao ciao.